Ho avvistato per 24 ore John Pork nella vita reale. Lui non fa altro che inseguirmi da un po' di tempo, quindi ho deciso di registrare tutte le sue apparizioni. Pensate che mi ha legato alla sedia e mentre di notte ero fuori con il mio cane, ha deciso di farsi vedere e io lì stavo morendo di paura. Ed è stato anche visto da altre persone sulla strada di notte o comunque in altri posti. Prima di iniziare scrivete quanto fa 27 più 3 nei commenti. Lasciate like e iscrivetevi ora. John Pork purtroppo si è fatto ben vedere. Infatti mi ha legato alla sedia e io ero lì, inerme, non potevo muovermi. Avevo il cuore a mille e sentivo i passi avvicinarsi. Che cosa è successo? Perché sono qui? Che cos'è questa cosa? Non riesco a toglierlo, non riesco a muovermi. Chi mi ha bloccato qui con questo coso davanti? Che peraltro potrei prenderlo. Denti, sono su una sedia ovviamente, ma non riesco a muovermi. Devo stare attento, se no cado e poi dopo mi spezzo qualcosa, porca puzzarda. Cosa sono questi passi? Cosa diavolo sono questi passi? Porca puzzarda, aiuto! No, 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 non muovermi da qui, forza! Forza! Dai, per favore, staccati! No, 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 ragazzi, stiamo avvicinando sempre di più. Qua non sapevo più che cosa fare. Ero completamente paralizzato. Ma prima di continuare vi spiego chi è questo John Pork e dove è stato avvistato anche. È stato avvistato John Pork anche fuori casa. Infatti molti residenti hanno detto di averlo visto. Per quelli che non sanno ancora chi è John Pork, è descritto come un maiale che è umano. Sì, avete sentito bene, è umano. Su due zampe. Che appare nelle zone meno illuminate delle nostre città e nelle strade più lontane. Un testimone dice: ero in un'auto su una strada buia e ho visto questa figura che ballava al bordo della strada. Era davvero inquietante. E un altro testimone dice che ha sentito dei passi che camminava e quando si è girata non c'era assolutamente nessuno, ma ha sentito come un grugnito, cioè un verso molto strano, e ha visto un'ombra scappare via. Oltre agli avvistamenti ci sono stati riscontri di John Pork impegnato in attività piuttosto insolite. Ad esempio uno dei testimoni ha riferito che John Pork stava effettuando una sorta di danza rituale sotto un lampione spento. Evidentemente John Pork fa queste cose perché per qualche rituale strano che ha lui in testa. Non si sa esattamente bene perché lo fa, ma lo fa purtroppo, porca puzzarda. E non finisce qui, perché altri dicono di averlo visto guardare dalle finestre delle abitazioni. Alcuni residenti hanno anche riportato la scomparsa di piccoli oggetti da cortili e balconi, anche se non è ancora chiaro se queste attività siano direttamente collegate a John Pork. Non si sa chi siano questi testimoni e non si sa nemmeno se stanno dicendo la verità, però forse un indizio c'è, contando che io evidentemente l'ho anche visto, porca puzzarda! E ora guardate se riuscirò a slegarmi da quella sedia. Berrò della Coca-Cola Zero. A me piace molto la Zero. Molto buona la Coca-Cola Zero. No sponsor, però buona. Ho sentito qualcosa. Non mi dite che c'è John Pork. Non mi dite che c'è John Pork, per favore. Non voglio che ci sia qui John Pork, per favore. Ok, forse ce la faccio così. Però pian piano. Non è proprio una cosa immediata. Accidenti. Non vorrei però aumentare il nodo. Non so come si dice. Cioè, non vorrei che facendo così praticamente la corda si stringe ancora di più, anche se questa non è proprio una corda, è tipo un tessuto strano che... Oddio, sono sparito! Cos'è successo? Perché sono sparito per un secondo? Forse è l'editing, questo cattivo. Dai! Ok, ce la posso fare, mi sa che ce la faccio. Sento che si sta muovendo qualcosa. No, i passi stanno diventando sempre più forti però. Oh mio Dio, no. Dai, veloce. Ok, ce l'ho fatta. Che diavolo era questo coso? Ok. Allora, non me ne frega. Adesso vi faccio vedere che cazzo è successo, perché non avete la minima idea di quello che è successo qua. Allora, praticamente io ero seduto qui, su questa sedia qua, e qua c'era questo coso. La spegniamo questa dannata luce, accidenti. Credo che mi abbia bloccato John Pork. C'è qualcuno per caso qui? C'è qualcuno qui? No, chiudi, ok, ho chiuso, oh mio Dio, avete sentito? Allora mi metto un attimo qua. Allora, praticamente quello credo che fosse John Pork. Non so se avete visto e anche sentito quel rumore pazzesco. Porca puzzarda, ho paurissima, raga.
Non voglio che ci sia John Pork qui. A questo punto della giornata stavo guardando delle animazioni sullo Smile Dog. Comunque sentivo la presenza di qualcuno nella mia stanza. Scrivetemi nei commenti se l'avete visto. Il canale è questo qui. E dovrebbe essere un film sullo Smile Dog. Che è stato avvistato chiaramente, questo cane molto inquietante che sorride e che fa brutte cose di solito. E si vedono tutte delle inquadrature molto strane ed inquietanti. Io non vorrei sapere cosa sta succedendo qui, perché ho molta paura. Ok, c'è sto qua sul letto che sta utilizzando il computer e ha una versione del computer un pochino vecchia perché guardate il software, cioè che schifo che fa. Io comunque ho sentito qualcosa nelle mie orecchie, non so che cos'era, porca puzzarda. Mi devo guardare a volte in giro perché mi sa che c'è John Pork qui da qualche parte e mi fa paura. Che paura. Speriamo che però non ci sia niente di troppo pericoloso, perché sennò poi dopo magari mi spavento troppo. E c'è questa signora che sta scrivendo. Non so esattamente dove voglia andare a parare questo video, perché mi fa molta paura. Che cosa sta succedendo? Perché c'è sto tizio dietro? Prima non c'era, E c'è qualcuno che cerca di entrare in casa. Porca puzzarda, chi è? E c'è questa qua che dice no, vai via, per favore. Ok, praticamente la signora sta guardando il tappeto. Mi dispiace che ci sono magari a volte io in mezzo al video. Cosa sta dicendo? Che ha trovato questa lettera e che non c'è. Cos'era? No, raga, ho paura. Io sento cose che non vorrei vedere né sentire. Ditemi, scrivetemi nei commenti se vedete cose che magari io non vedo, perché purtroppo mi sa che ci sono delle cose molto inquietanti. Però praticamente le stai dicendo che è entrato nel forum online, praticamente, perché ha visto quella lettera. Un forum online sarebbe tipo un posto dove si vengono scritte tante cose, no? Dalle persone. E praticamente c'è sto qua che fa: oh, che cos'è? Questa è un'email interessante. Cosa hai trovato? Se non ce lo dici. Smile LPG. Oh mio Dio, raga. Avete visto? Mi sa che gli è arrivato un'email con lo Smile Dog. John Pork però si fa vedere in un'altra situazione, perché mentre ero fuori con il mio cane sento il suo fiuto tirarmi verso una direzione. Cioè praticamente il mio cane, che si chiama Snowy, annusa e sentiva che c'era qualcosa che non andava. Ad una certa ho trovato questa struttura che sembrava molto distrutta. E qui abbiamo sentito delle voci e delle cose. Lo abbiamo anche visto. Credo che questa sia la vera casa di John Pork. Ora la domanda è: affrontarlo oppure fuggire nel cuore della notte? Snowy, se mi hai portato fino a qui per niente, guarda che mi arrabbio. Cosa stai cercando di indagare? Qua c'è l'area cani, è qua che si nasconde John Pork? Non penso proprio. Sei venuto qua per caso perché vuoi giocare? Guarda che io mi fido di te, Snowy. Devi saperlo. È inutile che annusi. Oh, che carino che sei, però ti voglio tanto bene. Allora, praticamente io sono qui di notte perché Snowy ha sentito qualcosa, ne sono abbastanza sicuro. Potrebbe essere John Pork. Magari, chi lo sa. Però lui in effetti, come vedete, sembra proprio star indagando questo posto. Snowy, mi raccomando, fai qualcosa, cerca di trovarlo, perché io voglio capire dove caspita è il suo nascondiglio. Ma adesso tipo esce qualcuno, pensa che parlo di lui e mi ammazza. Ah, sta continuando ad andare verso questa direzione, potrebbe essere da questa parte. Solo il tempo potrà dircelo. Oh mio Dio, avete visto? Oh mio Dio, assurdo. Guardate, questo posto è completamente abbandonato. Forse è qua che si nasconde. Forse può essere proprio questa la casa di John Pork. Ricordiamoci che lui è veramente molto nascondivo. Cioè si nasconde tantissimo. È interessante come cosa. Ah, ora non si vede molto perché purtroppo è tutto buissimo. Guardate quanto è buio. Spero che non sia qui John Pork. Ci picchia. No, è successo chiaramente qualcosa. Me ne devo andare immediatamente. Assurdo, oh mio Dio. Ho paurissima. Poi fa molto, cioè è molto inquietante. Io non vorrei trovarmi anche la Dancing Lady qua per strada. Ci mancherebbe altro, guardami. Non voglio trovare la Dancing Lady. Scrivetemi se volete che andiamo a vedere la Dancing Lady insieme. Mi sembra essere qui per il momento, anche se, ripeto, secondo me è quello il suo nascondiglio. Ne sono abbastanza sicuro. Ah, lì c'è pure un aereo, lo sapevo, guardatelo. Mi sa che in quell'aereo c'è John Pork. No, scherzo. Cos'è stato quel rumore? No, devo scappare, No, scappa Snowy, scappa Snowy. Oh mio Dio, c'è stato un rumore stranissimo. Cos'era? Mi devo guardare dietro, non c'era assolutamente niente. Ok, ho visto anche qualcosa, raga, in cielo. Non sto scherzando, forse era tipo un qualcosa che cadeva. Una stella cadente, può essere? Forse ho visto una stella cadente, raga, anche se ne dubito. Vera? Raga, sto sentendo robe.
Ma probabilmente tipo sono le gocce di acqua che cadono. È così che iniziano i film horror, lo sapete? Ah, e da quella parte non vi dico dove si va. Si va tipo su un fiume, che poi magari con qualcuno, con dei miei amici, ci posso anche provare ad andare. Anche se adesso da solo non ci vado. Snowy sta cercando di indagare, ma probabilmente sta solamente cercando un posto per fare i suoi bisognacci. Snowy, non ti vogliamo vedere, grazie. E vi dicevo, lì c'è un fiume ed è tutto buio. E probabilmente lì non c'è solo John Pork, ma c'è anche gente poco raccomandabile. Quindi eviterei di andarci. Se sentite questo rumore è perché c'è un qualcosa, un macchinario strano. Ok, non sembra più esserci John Pork, forse abbiamo trovato però il suo nascondiglio. Magari se comprassi un drone e venissi qua a vederlo. Comunque adesso me ne ritorno in casa perché vorrei evitare di essere ucciso da John Pork.